Ormai ci siamo, la 24 ore di Le Mans è alle porte. Il 14 e 15 giugno si svolgerà infatti l'ennesima edizione della classicissima francese e mai come quest'anno il risultato finale sembra quanto mai incerto. A darsi battaglia per la vittoria saranno come sempre le vetture della categoria più competitiva, le LMP1, in cui si fronteggiano Audi, dominatrice delle ultime edizioni, una Toyota, apparsa in grande spolvero nelle prime due gare del campionato mondiale Endurance, e la Porsche, che ritorna a correre alle Mans nella massima categoria dopo 16 anni dalla sua ultima vittoria. Sarà una sfida ibrida, visto che tutte e tre le case costruttrici presenti gareggeranno con auto dotate di questa tecnologia. Di particolare interesse è il ritorno della Porsche, in assoluto per la storia e il prestigio della casa e perché all'interno del gruppo Volkswagen darà luogo a una singolare tensione con le Audi. Terza protagonista della sfida, come detto, è la Toyota, che da leader mondiale delle vetture ibride farebbe carte false per dimostrare la validità della sua tecnologia anche in pista, con un successo alle Mans. Dal punto di vista tecnico è importante sottolineare le differenze tra le tre vetture protagoniste. L'Audi impiega un sistema ibrido diesel-elettrico. L'unità a gasolio è un 6 cilindri a V di 4 litri alimentato a iniezione diretta con turbocompressore da 537 cavalli. C'è poi un'unità elettrica di 230 cavalli che trasmette la coppia motrice alle ruote anteriori, mentre il turbo diesel aziona quelle posteriori. L'unità elettrica che muove le ruote anteriori si alimenta tramite il sistema di recupero di energia. Il cambio è a 6 marce con frizione in carbonio. Il serbatoio del gasolio è di 58 litri, cioè il massimo permesso per le diesel. Per il suo ritorno nella massima categoria, invece, la Porsche ha realizzato la 919 Hybrid. Il sistema ibrido in questo caso vede un'unità elettrica di 250 cavalli abbinata a un motore a benzina, un 4 cilindri di 2 litri sovralimentato capace di fornire 500 cavalli. Sia il motore a benzina che quello elettrico inviano la coppia motrice alle ruote posteriori. Il cambio è sequenziale a 7 marce. Il serbatoio della benzina è da 66 litri, massimo consentito per le benzine. La terza delle top car delle gare Endurance della 24 ore di Le Mans 2014 è la Toyota TS040 Hybrid, evoluzione della precedente TS030. Come la Porsche, la Toyota punta sull'ibrido benzina-elettrico, ma utilizzando due unità elettriche. Quanto al motore a benzina, la Toyota ha optato per un propulsore V8 3,7 litri di cilindrata aspirato. La potenza erogata dal V8 è di 513 cavalli. Il motore a benzina trasmette la sua coppia alle ruote posteriori. Quanto alla componente elettrica, sulla Toyota TS040 uno dei due motori elettrici agisce sulle ruote anteriori, mentre l'altro aziona quelle posteriori per irrobustire la spinta del V8. Insomma, come visto, i motivi di interesse non mancheranno di certo in questa 24 ore di Le Mans. Uno tra questi sarà anche la vettura che scatterà dal Garage 56, quello destinato ai prototipi fuori gara nella maratona francese. Si chiama Nissan Zeod RC e anch'essa farà affidamento su una meccanica ibrida basata su un motore elettrico e un termico 1500 3 cilindri turbo da 400 cavalli del peso di soli 40 kg. La Zeod RC però non rimarrà una vettura sperimentale confinata al Garage 56, perché dovrebbe anche rappresentare la base di partenza per lo sviluppo della LMP1 che correrà per la vittoria assoluta alla 24 ore del 2015. La Nissan infatti ha ufficializzato che si aggiungerà all'elenco dei costruttori che partecipano al Mondiale Endurance in classe LMP1, schierandosi al via fin dall'inizio della stagione con due vetture che avranno il nome di GTR LM Nismo. Nel 2015, dunque, il Mondiale Endurance e la 24 ore di Le Mans potranno contare su un grande protagonista in più come Nissan. Per ora non resta che goderci l'imminente edizione 2014 della corsa che con la sua sfida ibrida a tre tra Audi, Porsche e Toyota non mancherà di certo di tenere tutti col fiato sospeso fino all'ultimo.